Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi ho pensato di realizzare un video dedicato alla collezione che Chanel ha fatto per celebrare il suo meraviglioso smalto e famosissimo Rouge Noir. Per l'occasione, praticamente ne ha fatta uscire un'edizione limitata che ha questo packaging diverso. Allora, questo è il classico packaging degli smalti Chanel e questo è quello dedicato al Rouge Noir. Il Rouge Noir è un credo che sia uno degli smalti più imitati nella storia di imitazione di smalti, ma secondo me, per quanto imitato, è veramente un colore unico. Non è un colore di quelli che resistono a qualsiasi cosa, che durano tantissimo, assolutamente no. È uno smalto che sinceramente a me più di 2 giorni non dura mai, anzi tante volte lo metto la mattina e la sera è già sbeccato o già il giorno dopo è ora di cambiarlo. Però è un colore talmente bello che sinceramente non mi interessa questo discorso della durata. Trovo che sia. No, ho letto su diversi siti, forse ho visto anche un video nel quale si diceva che per rendere questo smalto più duraturo consigliavano di utilizzare la base di Chanel e il top coat Chanel. Effettivamente con la base Chanel lo smalto dura un pochino di più. Però è una spesa secondo me che si può evitare. E secondo me è bellissimo, è uno dei più bei, colori che secondo me è irrinunciabile. Allora, questo è il packaging che è stato fatto per l'occasione e questo rosso così scuro con dei riflessi neri e la cosa bella è che è uno smalto molto molto riflessato. Adesso è messo malissimo perché volevo comunque riuscire a mostrarlo, però insomma va messo con una certa cura. Ecco, magari è questo. E non riesco a praticamente farlo vedere. È un colore veramente unico, va provato. Poi nella stessa collezione è uscito questo qui, altro smalto secondo me unico, che è il Rouge Fusion il 757 e anche questo è veramente bellissimo. E rispetto al Rouge Noir a me dura di più e mi piace veramente tantissimo. Questo è un colore veramente unico. Importante per stenderlo bene è non prelevare troppo prodotto e praticamente riuscire a prendere la giusta quantità, perché se se ne prende troppo si tendono a fare delle striature che comunque, anche se capita, basta fare la seconda passata e non ci sono problemi. E sono due smalti veramente bellissimi. A me inizialmente questa collezione non è che mi avesse colpito particolarmente, perché comunque è una collezione molto non appariscente, ecco, trovo che sia molto molto chic. Per quanto riguarda gli occhi, è uscita un quad, questo è il packaging esterno e praticamente ogni lato corrisponde agli effettivi colori che ci sono all'interno della palette, che è veramente bellissima. Ovviamente è contenuta nella sua. C'è finita la cipria. E è contenuta nella sua borsettina di velluto e questa è il classico packaging delle palette Chanel. Io conservo sempre la protezione originale di questi ombretti perché secondo me si conservano meglio.
ci sono due di questi applicatori qui a spugnetta, che io non amo gli applicatori a spugnetta, però questi qui di Chanel sono, secondo me, sono piuttosto, insomma, sono abbastanza validi e sono fra i pochi che utilizzo, insomma. E poi mi piacciono perché si possono pulire molto facilmente. C'è lo specchio e queste sono i colori e sono veramente bellissimi. Il trucco che ho realizzato oggi l'ho fatto questa mattina e non ho ritoccato assolutamente nulla, non ho messo altra cipria, assolutamente niente, e trovo che sia, non so se si vede abbastanza, però comunque è un trucco che mi è durato tutto il giorno e i colori sono spettacolari. L'unica cosa che mi dispiace è che le C di Coco Chanel andranno via, ed è una cosa che purtroppo. Allora, mentre questi colori, questi primi due colori, forse sono, si possono trovare simili, questo e questo secondo me no, perché questo a prima vista sembrerebbe un oro, ma non è il classico oro. Allora, con questa luce non so quanto riuscirò a far vedere la bellezza di questi colori. Ecco qui. Questo è quello che è ispirato, diciamo, dal Rouge Noir, ed è un colore, secondo me, veramente fantastico. Spero che si riesca a vedere qualcosa. Qui ci sono altri swatch sempre di questa palette che ho provato a fare prima. Non so se riesco. E mi piace veramente moltissimo questo colore più chiaro, proprio utilizzato come illuminante, come base. E questo qui, questo color zafferano, diciamo, perché non è proprio il classico oro, mi piace molto come punto luce al centro della palpebra, e trovo che sia veramente molto molto chic e molto sfumabile, una durata veramente eccezionale e bellissima. Ma quello che secondo me è assolutamente irrinunciabile è questa qui, la matita Rouge Noir. All'interno della confezione c'è anche il temperino con cui poterla temperare, e le Crayon Kohl Intense Eye Pencil Rouge Noir, ed è un colore veramente veramente irrinunciabile. Cioè, se si deve scegliere una cosa di questa collezione, secondo me è questa matita. Che ha questi riflessi rossi, cioè, per quanto riguarda il discorso smalto, secondo me, ecco, forse così si riesce a cogliere, ed è veramente fantastica. Ed io l'ho utilizzata sia all'interno dell'occhio, sempre l'ho messa questa mattina, e l'ho messa anche come eyeliner, ed è veramente altra cosa, secondo me, irrinunciabile è questo, che è il numero 27, Volume de Chanel, altro colore veramente unico, che visto così, sinceramente, appena l'ho aperto ho pensato ho sbagliato, cioè mi hanno dato quello sbagliato, e mi sembrava un marroncino, insomma, non mi piaceva per niente. E invece è veramente forse il mio mascara preferito in assoluto. Perché? Perché al di là del fatto della durata, fa l'effetto che mi piace a me sulle ciglia, che è quello di creare questo effetto anche non drammatico, però comunque apre molto lo sguardo, le pettina molto bene, le allunga, le
come posso dire, non mi viene il termine, le in curva e esattamente come si mette la mattina, così si va a struccare. E altra cosa, si strucca molto facilmente. È secondo me forse il miglior mascara in assoluto. E altra cosa che mi piace moltissimo, non è un mascara nero, è un mascara che ha sì dei riflessi borgogna, diciamo rossi, però è un qualcosa di molto molto elegante, secondo me, che non si nota per niente. Quando io uso questi trucchi, cioè mi trucco in questa maniera, ricevo sempre molti complimenti. Ultimo, ma non ultimo, è il discorso labbra. Sono usciti due di due Rouge Allure Velvet, questo è il packaging esterno. Io ho visto sia il Rouge Noir, che sinceramente non mi è piaciuto, e l'ho trovato anche abbastanza difficile da stendere, da applicare. E siccome non sono un'addetta ai lavori, sono una persona insomma normale che si trucca, quindi l'ho trovato per me non adatto, mentre mi ha veramente, veramente fatto impazzire questo qui, che è la Merveilleuse, ed è questo che indosso, che è il mio rossetto preferito in assoluto in questo momento, e questo è il colore. Questo rossetto io lo metto la mattina e lo strucco la sera. Diciamo, oggi sono stata a pranzo fuori e il rossetto mi è durato per tutto il pranzo. Primo, no, antipasto, primo, secondo, contorno, dolce, vino, spumante, e era leggermente sbiadito, non è neanche il termine adatto, però comunque diciamo che era un rossetto che aveva sopportato molto, e con le dita l'ho diciamo riassestato, diciamo, ecco così, e cioè veramente fantastico. Questo è un rossetto che mi dura anche tutto il giorno al lavoro. È veramente veramente fantastico, e trovo che l'abbinata pressoché no, perfetta no, però insomma ci sta molto bene, è questa matita di Kiko, che fa parte della nuova collezione dedicata al Natale, e questa è nella la colorazione 2, mi sembra. Sì, la matita labbra, e questa fa parte di un set, e c'è anche un rossetto molto molto bello, e trovo che ci stia molto bene. Ma se devo essere sincera, questo rossetto va bene anche, si può mettere tranquillamente anche da solo, perché come si mette lì resta, non si muove più, non sbava, no, è veramente veramente fantastico. E dicevo, questa non è una collezione appariscente o che mi attrae tanto, che all'inizio sì, l'ho guardata, perché comunque io guardo sempre le collezioni. Chanel e Dior sono in assoluto i miei preferiti, anche Guerlain è qualcosa, diciamo, e Yves Saint Laurent sono questi quattro che mi piace sempre andare a guardare, però Chanel e Dior sono i miei preferiti in assoluto, quindi l'ho guardata, però all'inizio non lo so, mi aveva lasciato un po' perplessa, e poi diciamo mi ha conquistato piano piano, perché comunque è molto elegante e trovo che sia veramente bellissima. Se si devono scegliere, se si può, piano piano, secondo me, se si riesce, queste sono le cose che secondo me, se si può, insomma, è bene riuscire a prendere, diciamo. E Sephora sta facendo anche una serie di sconti veramente incredibili, dal 20 al 30%. Poi c'è stato anche il mio compleanno di mezzo, e quindi ho ampiamente approfittato. E dicevo che se invece si deve scegliere un pezzo soltanto,
io penso che mascara e matita, e se si può, se scegliere, allora diciamo tre pezzi, io sceglierei la Merveilleuse, sì, la Merveilleuse, il mascara e la matita, ma se si può scegliere due pezzi, sceglierei mascara e matita. Se ne dovesse scegliere uno solo, sceglierei la matita. Queste sono le mie opinioni di non addetta ai lavori, di appassionata di queste tematiche. Insomma, spero di essere stata utile e se avete piacere di iscrivervi al mio canale, insomma, ne sarei molto contenta e al prossimo video. Ciao a tutti!